Quarto, la pastorale d'insieme è fondamentale per unire le unità pastorali all'azione delle parrocchie. E qui dovrei spendere qualche... Occorre convergere insieme per formulare criteri comuni per le scelte pastorali. Le unità pastorali non fanno morire l'azione delle parrocchie, tutt'altro. Dico questo perché paradossalmente potrebbe anche essere questo l'esito. Mi spiego. Una parrocchia ha 5 giovani che frequentano, un'altra ne ha 7, un'altra ne ha 2 e fanno parte tutte della stessa unità pastorale. Mettono insieme i giovani e c'è una gratificazione, c'è un bel gruppo giovanile, tanto più che risponde perché sono quelli che hanno scelto. Questo potrebbe portare alla tentazione di non occuparsi più degli altri giovani, no? Abbiamo quelli che frequentano, ci danno soddisfazione, eccetera. No, la parrocchia è radicata in un territorio proprio perché si prenda cura di tutti i livelli di fede, no? Quindi il curare in modo particolare questi deve essere proprio perché per renderli testimoni dei loro coetanei. Ma c'è un'azione della parrocchia che riguarda la ferialità e riguarda anche alcuni momenti tipici della fede, la celebrazione, ad esempio, la catechesi ordinaria, eccetera, che non perdono di valori, che rimangono il compito della parrocchia. Non dico altro, casomai nelle domande. Quinto, strumento importante per programmare insieme è il consiglio pastorale di unità pastorale, che va quindi costituito, e questo ha fatto un po' discutere i preti, e su questo magari possiamo tornare, no? Cioè, può darsi che magari in alcune zone il programma pastorale vada fatto in zona, insomma, no? Cioè, e l'importante per me è contestualizzarlo, cioè quello che ho illustrato oggi sono delle linee fondamentali, ma che poi vanno specificate per la montagna, per il mare, eccetera, no? E qui lo possono fare soltanto quelli che ci vivono, che conoscono meglio, no? La situazione, eccetera, no? Sesto, vanno individuati concretamente gli ambiti pastorali da cui si può partire per un'azione pastorale unitaria. Cioè, per fare decollare le unità pastorali è importante cominciare a fare unità su un ambito, 2, 3, quello che volete. Per me è importante partire. Cioè, facciamo unità ad esempio per la formazione dei catechisti, facciamo unità costituendo un'unica Caritas all'interno dell'unità pastorale, facciamo unità formando insieme i giovani, formando un'unica azione cattolica, un'unica pastorale familiare, eccetera. No? Sta a voi, sta all'unità pastorale scegliere. No? L'importante è partire. Va coordinato a livello di unità pastorale anche il calendario liturgico. Perché? Perché io sogno che in ogni parrocchia ci sia una messa parrocchiale, domenicale. Quando intendo dire messa parrocchiale, sono tutte parrocchiali, ma intendo dire una messa con tutti i carismi, tra virgolette, no? Dove ci sono lettori, cantori, accoliti, eccetera, no? Partecipata veramente, almeno una, no? E però è anche vero che oggi c'è un'estrema mobilità, è anche vero che alcune parrocchie ad esempio hanno il mercato alla domenica e quindi la gente confluisce lì, e allora coordinare anche, fare un calendario liturgico in modo che uno abbia la possibilità anche di andare a messa in una parrocchia diversa dalla sua senza essere scomunicato dal proprio parroco, credo che sia utile, no? Cioè, perché saltano un po' i confini, no? Cioè, questo è un altro tema, insomma, adesso non c'è tempo. 8, particolare attenzione va data alle figure ministeriali. 9, va tenuta sempre presente la centralità del Vangelo. Cioè, le unità pastorali non sono il fine, devono essere semplicemente strumento perché il Vangelo arrivi al cuore delle persone, sia accolto e fruttifico. 10, con la passione del Vangelo va continuamente promossa la pastorale, la spiritualità di comunione, perché senza queste le strutture diventerebbero apparati senza anima
maschere di comunione più che vie di espressione e di crescita. Quarto è il senso di appartenenza alla diocesi, ve lo leggete. E quinto, l'anno paolino, che io vi auguro, vi consiglio di leggere almeno una lettera di San Paolo, se non tutte le lettere di San Paolo quest'anno. La lectio sarà sulla lettera agli Efesini, che è una catechesi sulla Chiesa, e promuoveremo anche il pellegrinaggio diocesano in Turchia, nella prima metà di luglio, sui passi dell'Apostolo Paolo, eccetera. No? Quindi avremo un po' questa ricaduta. No? Questo un po' le conclusioni, è quella di affidarci a Maria, che non solo è nostra madre, ma anche il modello della Chiesa, tipo della Chiesa, no? Dice la Gaudium Spes. A lei guardiamo come immagine perfetta della Chiesa, segno di consolazione e di sicura speranza nel pellegrinaggio della nostra vita. Maria ci aiuti ad amare e a vivere la Chiesa con cuore grato, gioioso e generoso.